Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui a Salotto di Mare. Continuiamo la nostra serie di incontri con i personaggi più noti e conosciuti della nostra città, con, se mi posso permettere, una bellissima donna, Grazie. una nota manager e un personaggio sicuramente molto carismatico. Siamo qui oggi e do il benvenuto a Lidia Glavina. Buonasera. So che sei manager Electrolux, se non sbaglio, della sezione fusioni e acquisizioni, vero? Sì, sono a capo di questa. Electrolux, nota azienda che produce elettrodomestici e non solo. Sì, esattamente. Senti, essendo che tu appunto, come ho detto, sei una donna molto impegnata, una donna manager, ci puoi spiegare cosa vuol dire, essere appunto una donna manager? Vuol dire essere impegnati tutti i giorni, lavorare a tempo pieno, essere disponibili, flessibili, viaggiare, non Molto impegnati, avere, insomma. sì, molto impegnati, ma anche tutto sommato farlo con un modo tranquillo, essere soprattutto se stessi. Io penso sia un lavoro, prima di tutto. È un lavoro un po' come tutti gli altri, solo che si svolge in maniera un po' differente. E il tuo ufficio è qui a Trieste o mi dicevi che viaggi molto? Il mio ufficio è a Bruxelles, io sono una persona un po' atipica perché il mio ufficio Una è. triestina anomala, Ma insomma. forse sì, non lo so, magari Anche ce ne perché sono anche di. questo accento che non è il tipico accento triestino, un po' romagnolo, di dov'è? È un non lo so, è un accento un po' ibrido, anche perché io quando parlo l'italiano, non uso accenti e poi oltretutto io parlo esclusivamente in inglese nel svolgimento del mio lavoro, per cui l'italiano lo uso. Quando sono in Italia, oppure posso anche parlare il dialetto triestino quando sono a Trieste, però Però di l'accento norma non lo faccio. non ne hai neanche l'ombra No. proprio. Fortunata. Ma insomma. È difficile, difficile da perdere. Ma non lo so, io ce l'ho un po' innato, si vede, da piccolina, poi prendo l'accento di qualsiasi posto io vada. Perfetto. Senti, tornando al discorso della donna manager, cosa ne pensi delle tue colleghe triestine? Io sinceramente non ne conosco tante, anche Ah, perché, perché sei sempre via. perché sono tanti anni che lavoro all'estero, viaggio, lavoro in un ambiente diverso, per cui ho delle conoscenze che risalgono ai miei colleghi di università che magari adesso sono fatti delle posizioni, però professionalmente non li conosco, sono persone che conosco personalmente, che magari incontro al bar più che altro, quando ci sono, magari esco, sì. Per cui non faccio un po' di fatica a esprimere un'opinione. Quindi sei sempre via. Cosa non può mancare nella tua valigia, visto che viaggi moltissimo? Nella mia valigia c'è un po' di tutto, c'è il computer, c'è il make-up, c'è sempre un libro, un po' di tutto, insomma io mi porto un po' dietro la casa, porto sempre dietro un sacco di cose. Essere sempre perfetta in ogni occasione. Perfetto, per cercare di essere sempre adeguata, diciamo Insomma, sei così. sempre molto molto elegante. Per parlare di moda, appunto, appunto mi collego al Va bene. discorso. Hai uno stilista preferito? Non so, no, a me piacciono cose diverse di tanti stilisti, insomma, c'è qualcuno che magari, di cui magari compro di più o di meno, però me ne piacciono tanti. Ho la brutta abitudine di comprare un pezzo di ciascuno e di mescolarli tra di loro, per cui è Darci un tocco. difficile che uno mi veda vestita tutta di uno stilista. Diciamo che di solito compro i pezzi diversi che poi abbino un po' a seconda del caso. E invece per parlare di un dove fai generalmente i tuoi acquisti? Dove sei più invogliata a fare shopping? Io di solito compro le cose in Italia, sembrerà strano perché uno magari viaggia, dice va a Parigi, va a New York, va dovunque vada, trova dei bellissimi negozi, ma siccome di solito compro cose più o meno di stilisti italiani, a parte le rare eccezioni, di solito le cose compro in Italia, posso comprare all'aeroporto dove c'è il negozio, compro tante cose anche a Trieste, cioè un po'. E senti, invece, per quanto riguarda un discorso un po', secondo me, forse difficile per una donna che viaggia molto e possiamo dire una donna in carriera, la vita privata, come si fa a gestire le due cose insieme? Con tanta pazienza, tanta buona volontà e tanto impegno, insomma, perché uno si deve impegnare nel lavoro ma anche nella vita privata. Insomma, tutto sommato uno si È abitua. un po' difficile gestirla, vaga. Ma io so, io faccio tanti arrivi, sono un po' abituata, uno sa che magari sta via 3-4 giorni a settimana, poi rientra, poi è la qualità che conta, non la quantità, Infatti, sempre. beh, basta trovare la persona che capisca, La insomma. persona che magari riesce a capire che uno fa un lavoro un pochino diverso da quello dalle 9 alle 5, sì. Esatto. Sì.
E parlando proprio di uomini, qual è il tuo tipo di uomo ideale? Ma è difficile da dire, sì, perché l'uomo ideale secondo me non c'è, poi uno trova quello che, trova quello che poi l'uomo è l'ideale. L'uomo perfetto non esiste. L'uomo perfetto, non lo so, esiste l'uomo perfetto per ciascuna donna, insomma, poi uno si trova il suo ideale, insomma, una persona che sia sicuramente di mentalità aperta, ragionevole, intelligente. E senti, invece, cosa non può mancare sul tuo comodino? Cioè, cosa c'è sul tuo comodino? C'è sempre un libro. Sempre un libro, sì, quindi leggi. Io amo leggere, viaggio molto, ho tanto tempo morto perché sto negli aerei, per cui c'è sempre un libro. Adesso in questo momento che libro hai? Oddio, io ti metto in crisi. E stavo leggendo un libro di Lily Gruber, a dire la verità, L'altra faccia dell'Islam, che non è uscito adesso, ha qualche anno, ma insomma qualcosa di interessante. Però io leggo tantissimi libri gialli, anche cose non impegnative. Anche cose leggere. Anche cose leggere, perché insomma uno si deve passare anche il tempo. Proviamo a leggere. Una domanda difficile, botta risposta proprio. I tuoi sempre, quello che deve essere sempre proprio, sempre con te. O sempre cosa non puoi rinunciare, ecco. Oddio, è difficile, non riuscio mai al telefono. Può essere la per cosa ragione. Materiale o anche il telefono come cosa materiale, non rinuncio mai ad essere me stessa, in qualsiasi situazione cerco di essere sempre me stessa, cioè, poi adeguandomi al caso, perché uno non è che può essere sempre, però sempre me stessa. E invece i tuoi mai? Cosa, ma proprio mai nella vita? Oddio, mai dire mai, vanno insediato, mai nella vita... Non so, difficile da dire, diciamo che non cerco di non essere mai maleducata, è una cosa che porto poco, mai... Penso che le persone devono essere tutte... Penso che vanno... non tratterei mai una persona male per ragioni futili, penso che tutti vanno trattati con rispetto, è quello che cerco di fare poi. Quindi sempre rispetto, diciamo. Sempre rispetto. Perfetto. E una parola per definire il tuo stile? Com'è? O una parola, diciamo, descrivi un po' il tuo stile a parole. Spero ecco. Sia sempre adeguato alla situazione, nel senso che è elegante quando ci vuole, sportivo quando sempre ci vuole. Sempre elegante, sempre il tacco no. O hai anche una versione sportiva, diciamo? No, io ho tante versioni, però diciamo che sono una persona a cui non piacciono le vie di mezzo molto. Ho tacco molto alto, ballerina bassa, se devo andare a questo il tacco 4 non esiste. Non è una cosa che mi piace, no, non mi piace, ce lo so fare, penso sempre di... ho tutto o niente, qualche... E invece, quando torni qui a Trieste, sei diciamo, attiva, nel senso, esci, fai la vita notturna, la movida triestina, o ecco, puoi dirci qualcosa, non so, la differenza che vedi fra Trieste e è il posto dove vivi, insomma. Beh, io non so, io quando esco, torno a Trieste, esco perché mi fa piacere vedere i miei amici, come dire, salutare le persone che conosco, esco, poi cosa frequento? Non so, frequento qualche bar di aperitivi, a vita notturna più tanto no, non... Ecco, l'aperitivo va così tanto solo qui in Italia o è anche un'usanza di... No, va un po' dappertutto. Sì. Io penso vado un po' dappertutto, a parte in Italia, che penso in Lombardia, Milano, allora va dappertutto, va un po' dappertutto. Cioè l'aperitivo anche a Bruxelles, adesso c'è questa moda che si è un po'... è carino secondo me, sa, poi vita notturna, se c'è l'occasione, se c'è una bella occasione, una festa, sì. Perfetto, ancora una cosa che ti chiedo, i gioielli, visto che noi siamo ospiti qui della gioielleria di mare per questo nostro programma, sì. Sei un amante, li compri, te li fai regalare, hai una pietra preferita? Sì, io adoro i gioielli. Li compro quando posso, se me li regalano è un piacere, ancora devo essere meglio. Onesta, no, perché, nel senso che sì, amo i gioielli, amo soprattutto i diamanti, non amo molto le pietre colorate, per sempre. No, io questo non lo so, io non amo molto le pietre colorate, però ci sono delle bellissime pietre colorate che io ammiro, ma io non indosserei su di me. Diciamo quindi classica, proprio un diamante. Sì, piace molto. A chi non piace, a quale donna non piace io il diamante? Lo so, la donna a cui non piacciono i diamanti devo ancora conoscere. Vero, anch'io. È vero. Bene, io ti ringrazio di essere stata nostra ospite oggi e spero di averti qui in altre occasioni, magari quando torni dai tuoi viaggi di lavoro. Certo, grazie a voi. E ringrazio tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima puntata.